Draghi, sono il titolare di questa società sportiva che si chiama GDM Italiana, Ginnastica Dinamica Militare Italiana. È una metodologia nata negli anni 70, utilizzata per allenare Pietro Mennea, Sara Simeoni e altri campioni di livello nazionale e internazionale. Su quattro livelli, una preparazione atletica adattiva specialistica, in sintesi. Sintesi significa che praticamente è una preparazione atletica. Questa è la base per cui abbiamo ripreso la GDM per allenare gli atleti, nel senso che di prepararli atleticamente. Da qui è nato poi un altro progetto di prendere anche le persone normali, ok, quelli che non fanno nessun tipo di attività, e di prepararli atleticamente. Questo perché? Perché una persona che è preparata atleticamente, primo luogo a livello cardiovascolare, ipertrofico, quindi muscolatura eccetera eccetera, avrà dei grossissimi vantaggi. E secondo luogo avrà delle prestazioni prestative sull'attività fisica molto 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 migliori confronto a fare solo la specialistica. Poi sta tutto a voi, cioè nel senso che noi possiamo insegnare quanto cavolo vogliamo, ma il risultato si ottiene con la costanza, l'alimentazione e il riposo. Se voi non avete una costanza nell'allenamento, non andate da nessuna parte. Gli allenamenti sono minimo due volte a settimana. Il miglior modo al mondo di allenarsi, il più pesante in assoluto, è la ginnastica a corpo libero. Non esiste modo migliore al mondo da allenarsi, sia a livello statico, sia a livello ipertrofico, sia a livello di salute. E un corpo umano, il corpo umano, se tu lo carichi con dei carichi, pesi, palestra, eccetera, eccetera, non è fatto strutturalmente per essere utilizzate le capsule articolari con dei carichi.